La memoria non serve a nulla se non è un impegno per il futuro. E quindi qual è il futuro della memoria? Come responsabile di un'associazione che parla di memoria nelle scuole e alla cittadinanza, in questi anni abbiamo sempre cercato di raccontare le storie di coloro che non sono più tornati. La Shoah è una delle piaghe più nere della nostra storia. E il mio sogno è sempre stato quello di poter posare delle pietre d'inciampo nella mia Brianza. Noi siamo una piccola associazione di Seveso e raccontiamo queste storie alle nuove generazioni. Conoscendo il progetto dell'artista tedesco Gunther Demnig, un progetto europeo che da anni porta le storie dei deportati, riporta le storie dei deportati a casa, è sempre stato quello il mio sogno di poter portare l'artista qui sui nostri territori. Ma la nostra piccola associazione non poteva fare questa cosa da sola, nessuno si salva da solo, come si suol dire. E quindi 4 anni fa ho lanciato quattro messaggi a quattro sindaci della Brianza che hanno subito accolto questa iniziativa. E così è iniziato il nostro percorso. Un percorso che per me poteva anche ritenersi concluso. Infatti, il primo anno, nel 2019, abbiamo posato sette pietre d'inciampo, cinque pietre dedicate a una famiglia ebrea a Seregno e una pietra a Cesano Maderno e una pietra a Lissone dedicate a due deportati politici. Emblematiche le loro storie, importanti, significative. E da lì, come un sogno che si realizza, e grazie al sindaco Concettina Munguzzi di Lissone, è partito l'incontro con la provincia su questo progetto. La provincia che ha accolto subito la nostra proposta di poter entrare nel comitato. E così è stato un continuo susseguirsi di amministrazioni comunali, di associazioni, di sindaci, di persone comuni della prefettura che hanno voluto partecipare al nostro progetto. Le scuole, che sono di primaria importanza per portare avanti quello che è il testimone della memoria. Da tre comuni siamo passati a 30 comuni e siamo arrivati però a uno scontro che ritenevamo forse sul momento impossibile, quello della pandemia. E quindi nel 2020 abbiamo dovuto rivedere il nostro progetto. Certo, avere qui l'artista tedesco che posa la pietra d'inciampo può essere molto significativo per le scuole, ma soprattutto avere i testimoni, i parenti di coloro che non ci sono più. Però, nel 2020 abbiamo dovuto stoppare, anche se le pietre erano arrivate, e abbiamo dovuto reinventarci. Ecco perché il futuro della memoria deve continuamente andare avanti, anche con i mezzi che la tecnologia ci può portare. E così abbiamo deciso di creare la Settimana della Memoria, delle importanti testimonianze di sopravvissuti alla Shoah, testimonianze di chi studia sul nostro territorio la deportazione, e abbiamo realizzato questi video che sono a disposizione di tutti sul sito della provincia. E quest'anno, grazie al grandissimo impegno della provincia, abbiamo aggiunto un tassello in più a quello che è il nostro progetto. Infatti è stato costituito un protocollo siglato tra il nostro comitato e la provincia di Monza e Brianza perché l'organizzazione di questo progetto potesse continuare e andare avanti nel migliore dei modi. È nata un po' la Casa della Memoria, perché l'istituzione che viene rappresentata nel nostro protocollo, cioè la provincia di Monza e Brianza, è un po' la casa di tutti i cittadini. E quindi noi qui, il 21 gennaio, abbiamo posato la pietra dedicata a tutta la deportazione, quegli uomini e quelle donne che non sono più tornati, ma anche a coloro che sono tornati e hanno potuto testimoniare quello che è stato. A questo protocollo si sono aggiunte numerose pietre, ovviamente, numerose pose. Quest'anno abbiamo consegnato, oltre alle precedenti che non abbiamo ancora potuto posare, altre 29 pietre e in tutto noi saremo orgogliosi di poter dire ai ragazzi che la nostra provincia ha
posizionato e posizionerà nei prossimi mesi 77 pietre d'inciampo. E le giovani generazioni che in questi due anni gli studenti non hanno potuto partecipare alle cerimonie, d'ora in avanti avranno un progetto con cui confrontarsi e saranno loro i testimoni del nostro presente e del nostro futuro che dovranno raccontare quello che è stato. Ma chi è il Comitato nella realtà dei fatti? Il Comitato è i suoi fondatori. Sono ovviamente Milena Bracesco, che è la nostra presidente e che è presidente di ANED Monza Sesto San Giovanni, Fabio Lopez, che è figlio di un salvato dalla Shoah, lui non sarebbe qui se un carabiniere non avesse salvato suo padre, Loris Maconi, che è il referente provinciale per la Lombardia di AMPI, la sottoscritta e la prefettura, oltre che ovviamente i 30 comuni che avevo già annunciato. Insieme a loro si aggiungono i tre comuni fondatori, Lissone, Cesano Maderno e Seregno. Si aggiunge al comitato un importante organismo, senza di loro noi non potremmo studiare quello che è stata la deportazione, il comitato scientifico, ci avvaliamo di esperti che ci raccontano quello che è stata la deportazione politica, la deportazione militare e la deportazione ebraica. Quali sono i nostri progetti per il futuro? I progetti per il futuro semplicemente saranno quelli di coinvolgere ancora di più le scuole. Ci auguriamo nei prossimi anni di poter lavorare con loro. Ricordo che il nostro logo, creato nel 2020, è frutto di un concorso che il Comitato ha aperto alle scuole del territorio. Sono i ragazzi che hanno elaborato appunto il logo e da lì è nata una mostra che abbiamo potuto esporre in provincia e che poi purtroppo da quel momento in poi è rimasta chiusa appunto per la pandemia. Ma lo scopo del Comitato è anche quello di raccontare, oltre che la storia della deportazione, anche la storia della Shoah, la storia della memoria, la storia dei giusti, quegli uomini e donne fondamentali che nel corso della storia hanno combattuto per i diritti, per la libertà, dicendo no a quello che non era giusto. E quindi ci auguriamo d'ora in avanti di allargare di più il nostro comitato anche agli altri comuni della provincia che in questo momento ancora non ne fanno parte, proprio per fare tutti insieme una casa della memoria che sia solida e che sia forte a ricordare la memoria. Allora, proprio nell'ambito della giornata della memoria, quello su cui dobbiamo focalizzarci sono tante cose di cui se ne parla in questo momento in particolare, tutti ne parlano, soprattutto i media. E, mi piaceva invece porre un po' l'accento su una pagina un pochino dimenticata della memoria, che è quella che riguarda gli IMI, cioè gli internati militari italiani, altrimenti detti schiavi di Hitler, altrimenti detti, come diceva Guareschi, che faceva parte di questo gruppo di persone, altrimenti detti italiani martirizzati inutilmente. Allora, chi sono questi militari? Questi IMI arrivano dopo l'8 settembre, allorché Badoglio fa la dichiarazione di armistizio che coglie l'Italia completamente spaesata, come un fulmine a ciel sereno, e vede i nostri soldati, soprattutto quelli fuori dal territorio italiano, li vede da un giorno all'altro costretti a fare una scelta. La scelta di aderire alla Repubblica di Salò combattendo a fianco dei nazisti oppure rinunciare, non aderire. E qui nascono gli IMI, vengono immediatamente imprigionati, vengono immediatamente disarmati, perché anche per loro è un fulmine a ciel sereno, perché Badoglio dice appunto che l'Italia non è più... nemico dell'Italia non sono più gli anglo-americani, ma gli italiani respingeranno qualunque attacco da qualunque altra parte arrivi.
qual era qualunque altra parte se non quella della Germania e dei tedeschi, con i quali eravamo alleati fino a 2 minuti prima. Nessuno era al corrente di questa cosa, tranne naturalmente i tedeschi, che con i loro servizi segreti già sapevano dal mese di agosto, e qui parliamo dell'8 settembre, come il 43, come tutti sanno, già dal mese d'agosto sapevano di queste trattative segrete, per cui erano già proverbialmente organizzati di loro natura, ma erano proprio organizzati su questo specifico cosa che sarebbe avvenuto. E quindi, soprattutto, la prima cosa che fanno all'estero è quella di disarmare i nostri soldati, a volte brutalmente, a volte mentendo, dicendo vi faremo prigionieri, tornerete a casa e quant'altro. E alcuni dei nostri soldati ci hanno anche creduto. Cosa è successo? Innanzitutto li hanno disarmati, soprattutto all'estero, e noi parliamo di soldati che erano nei Balcani, in Africa, che erano nel Peloponneso, e molto spesso, in molte situazioni, li hanno trucidati. Una volta disarmati, li hanno trucidati. Quelli che sono rimasti, che si sono salvati, li hanno imbarcati su delle navi e li hanno spediti verso l'est. Quelli invece, i nostri soldati che invece erano in Italia, sul territorio nazionale, e appunto per rendere il discorso un pochino più concreto, dico per esempio come mio papà, per quello che io sono appassionata di questo periodo storico, e si trovavano magari nelle nostre caserme in attesa di essere destinati a altre mansioni, e magari venivano dalla Russia, avevano appena concluso la campagna russa. Si trovano dall'oggi al domani la caserma requisita, loro imprigionati, le armi requisite, anche quelle depositate. Qualcuno tenta di scappare, molto aiutato dai civili, che forniscono loro abiti. Qualcuno ce la fa, qualcuno viene subito catturato. Nello specifico, per esempio, mio papà, non, a quanto ne so, è stato proprio preso direttamente in caserma a Milano. E da qui sono caricati su dei treni, e su delle tradotte militari, in vagoni piombati, e vengono portati verso l'interno della Germania, quello che era ancora il territorio occupato dai tedeschi. Cosa succede durante questo viaggio? È un viaggio tragico perché sono chiusi in questi vagoni piombati, senza cibo, senza acqua, senza possibilità di svolgere le loro funzioni corporali. E se non finché arrivano diciamo ai nostri confini, fino lì qualche aiuto riescono ad averlo perché la popolazione magari fornisce loro mele, per esempio in Trentino, piuttosto che acqua, a rischio della vita. E dice loro, e li aiuta perché i nostri soldati riescono a scrivere dei biglietti su cui chiedono a chi li troverà di informare la famiglia. Informate la mia mamma, la mia sposa, i miei figli che sono su un carro bestiame per destinazione ignota, prigioniero dei tedeschi. Questi foglietti vengono raccolti soprattutto da donne e da bambini che poi si preoccupano di spedire cartoline appunto agli indirizzi forniti dai soldati. Forse in molte delle nostre case qualcuno di queste cartoline c'è ancora, perché sono documentate queste cose. E il mio papà non è riuscito a farlo, nello specifico. E dopodiché, dopo un viaggio assurdo, fatto di avanti e indietro, di soste prolungate, perché i tedeschi privilegiavano il passaggio dei treni che portavano rifornimenti e armi ai loro soldati, qui magari per andare da qui a lì ci hanno messo 10 giorni in queste condizioni disperate. Cosa succede? Arrivano al campo di destinazione. Allora, mio papà è stato fermato in Austria, è arrivato a Pupping in questo campo che era un campo satellite di Mauthausen. Si chiamavano Stammlager perché venivano rinchiusi i soldati semplici. Poi c'erano gli Hoflager, che erano quelli in cui venivano messi invece i graduati. Mio papà, come soldato semplice, è finito a Pupping. Ecco, una cosa consolante per me è che
Ho visto recentemente dei filmati fatti da una persona che era figlio di un prigioniero con mio papà, che si è recato sul posto recentemente, e fa vedere proprio che la stazione non è tanto lontana dal campo, per cui in un certo qual modo, no, il mio papà è stato fortunato perché non ha dovuto percorrere a piedi, dopo giorni e giorni di fame, chiuso nei vagoni, ha dovuto percorrere solo un breve tragitto. Mentre per altri si è trattato di una marcia ben più lunga, per esempio quelli che sono finiti a Mauthausen e a Ebensee, in particolare del nostro territorio, o perché erano partigiani anonimi, questa è una parentesi, diciamo. E una volta giunti al campo, quello che li aspettava era diciamo, l'immatricolazione. Quindi, come succedeva per gli ebrei, anche a loro veniva tolto il nome, gli veniva dato un piastrino sul quale risultava un numero, e quel numero d'ora in avanti sarebbe stato il loro numero. Una cosa su cui vorrei porre l'accento è che i nostri soldati sono arrivati in questi campi, nelle condizioni in cui si trovavano, anche come abbigliamento, per cui, immaginiamo quelli che venivano dall'Africa piuttosto che dalla Grecia. Avevano ancora le divise estive, ma anche quelli che erano a Milano avevano ancora le divise estive, perché parliamo dell'8 settembre, e si trovano catapultati già in una situazione in cui fa freddo, perché che sia Austria, che sia Polonia, che sia Germania stessa o Cecoslovacchia, l'8 settembre non fa propriamente caldo. E così passeranno gli anni del loro internamento. Perché non potranno avere modo di avere nessun tipo di sostentamento. Intanto arrivano al campo e sono malvisti non solo dai tedeschi, che li chiamano badogliani, che li chiamano traditori, ma sono malvisti anche dagli altri prigionieri, soprattutto dai francesi. Questo all'inizio dell'internamento. Alla fine i francesi un po' si riscattano perché, vedendo il comportamento dei nostri IMI, appunto, recuperano un po' stima nei confronti dei nostri soldati. E da lì, dopo una quarantena, spogliati dei loro beni, saccheggiati i loro zaini, e cosa avevano negli zaini? Andava bene qualunque cosa da rubare loro, prima da parte dei tedeschi e poi anche da parte degli altri prigionieri: penne stilografiche, vere nuziali, catenine, binocoli, qualunque cosa potesse avere, stilografiche. Perché poi non era possibile tenere nel campo, non era possibile tenere nessuno di questi oggetti. Un'altra delle cose che mi fa pensare che forse il mio papà è stato un po' più fortunato è che lui era un motociclista, per cui mi piace pensare, ma questo è un pensiero che ho fatto io, non so se ha fondamento, che essendo un motociclista avesse nello zaino una giacca di pelle, anche perché ho proprio memoria di una giacca di pelle appesa dietro la porta della cantina che non si poteva toccare, malmessa, malconcia, ma era proprio, era lì, era un santino, diciamo, ecco. E io mi sono fatta un po' questa immaginazione che lui forse era un pochino più coperto degli altri, proprio perché, appunto, in seguito al fatto che era motociclista, anche durante l'estate usava questa giacca di pelle. Mentre gli altri erano proprio in condizioni fisicamente, a titolo di abbigliamento, proprio disperate. Per cui la prima cosa è stata la ricerca di indumenti più caldi. Cosa difficilissima, perché essendo appunto IMI, non venivano considerati prigionieri, venivano considerati liberi di uscire dal campo in qualunque momento. Ma a quale condizioni? Alla condizione che avessero aderito alla Repubblica di Salò, per cui i loro tormenti quotidiani, che erano la fame, il freddo, la mancanza di cibo, le percosse, le punizioni, si aggiungeva quest'altro tormento che era quello che a cadenza settimanale, all'inizio mensile, poi bisettimanale, poi settimanale, arrivava qualche generalone dall'Italia e diceva: ma che ve lo fa fare di stare qui, aderite alla Repubblica, vi riportiamo a casa, avrete una vita normale. E qual è l'importanza degli IMI? È proprio questa, quella di aver detto in modo corale no. Diciamo che 650.000 IMI si stima siano stati internati, di questi 650.000
pochissimi hanno aderito, è stato proprio un rifiuto di massa, e il loro rifiuto di massa è quello che ci ha un po' riscattato agli occhi del mondo poi al termine della guerra. Come mai gli Imi non hanno mai parlato, non hanno mai raccontato questo loro accadimento, questi loro accadimenti? Primo motivo è perché quando sono tornati dalla guerra l'Italia non aveva più voglia di sentire parlare di queste cose, aveva solo voglia di ricostruire, e nello specifico non vennero creduti perché raccontavano cose talmente inimmaginabili che i loro racconti o venivano sminuiti o addirittura non creduti, e questo è quello che li ha portati poi a tacere. È solo in questi ultimi anni, facciamo conto che nel 77 gli è stata rifiutata, voglio leggerlo per essere precisa, viene loro negata la qualifica di volontari per la libertà nel 77. Negli anni 90 c'è una svolta storica che però dobbiamo aspettare gli anni 2000. Negli anni 90 Nuto Revelli, che era un noto partigiano, dichiara, fa una dichiarazione storica pubblica importantissima, dichiara: anche noi partigiani abbiamo tardato a capire che il vostro internamento è una delle pagine più nobili e sofferte della resistenza. Dobbiamo aspettare il 2000 per veder riconosciuto dallo Stato tramite una medaglia d'onore, quella che è stata appunto il contributo degli Imi alla soluzione del secondo conflitto mondiale. La loro vita era veramente difficile. Intanto i graduati no, ma i soldati furono costretti a lavorare senza alcuna protezione, perché appunto, come dico, ritenendoli liberi di uscire dal campo in qualunque momento, non venivano considerati prigionieri, quindi per loro la Croce Rossa non esisteva e non erano tutelati neanche dalla Convenzione di Ginevra. La Croce Rossa li aiuterà soltanto nel febbraio del 45, quando ormai i giochi erano quasi fatti. E venivano costretti a un lavoro pesantissimo di 10-12 ore, che questo lavoro iniziava dopo che era stato fatto il famoso appello, quello caratteristico di tutti i campi di concentramento. Questi erano Stammlager, comunque, non definiti proprio campi di concentramento, ma Stammlager, campi di lavoro. La sveglia era alle 4 del mattino, venivano inquadrati nella piazza dell'appello, c'erano questi appelli infiniti, ripetuti più e più volte per verificare che non mancasse nessuno, e qualcuno mancava sempre, o perché era morto durante la notte, o perché magari ci sono stati anche dei tentativi di fuga. Dopo questo appello venivano costretti magari a percorrere 10, 20, 30 chilometri a piedi per raggiungere il posto di lavoro. Posto di lavoro qual era? Venivano privilegiati soprattutto gli operai specializzati, cioè chi dichiarava di essere meccanico, elettricista, tornitore, idraulico, falegname, veniva privilegiato, per cui veniva mandato a lavorare nelle fabbriche, sempre sotto il controllo tedesco, dei tedeschi. Allora tutti dopo un po' ho capito che si poteva dichiararsi così, era un vantaggio, per cui addirittura ci sono notizie di prigionieri che dichiarano di essere specializzati, per esempio come elettricisti, e vengono sottoposti a delle prove, alla prova dei fatti non risultavano capaci e quindi venivano puniti con percosse. Addirittura veniva punita magari tutta la baracca nella quale stavano. E diciamo che però quelli che riuscivano ad andare a lavorare nelle fabbriche erano in un certo qual modo più fortunati di altri, loro e quelli che andavano a lavorare nelle fattorie, quelli che erano nelle fabbriche perché erano perlomeno al coperto e quindi un pochino al riparo dal freddo, quelli nelle fattorie perché si dichiaravano contadini, perché magari ricevevano un po' più di aiuto alimentare da parte dei contadini che li ospitavano, qualche bicchiere di latte, qualche carota che loro stessi rubavano, poi cercavano di portare dentro il campo, a rischio della vita, perché venivano perquisiti ogni volta, a sorpresa, e se veniva trovato addosso qualcosa a qualcuno, veniva punito appunto tutta la baracca. E rispetto a quelli che invece erano costretti a lavorare
nelle gallerie, scavare gallerie e tunnel, che poi si è capito dopo, alla fine della guerra, cosa servivano. E questo mi è stato proprio raccontato da Roberto Camerani, che è un nostro concittadino vicino di casa, nel senso che è nato a Triuggio, e con quale ho avuto l'onore di poter fare quattro chiacchiere più volte. E lui era internato a Ebese, era un detenuto politico, non era un IMI. Comunque sia, mi diceva che appunto erano costretti a scavare queste gallerie perché lo scopo dei tedeschi era quello di mettere al riparo i loro armamenti, visto che c'erano che l'avanzata russa e alleata stava diventando importante. E nel caso più disperato, nel quale loro non credevano di perdere la guerra, avrebbero rinchiuso tutti i prigionieri, fatto saltare questi tunnel con dentro i prigionieri in modo da non lasciare traccia. Per cui, diciamo, chi fu costretto ad andare a lavorare in queste cave veramente ha avuto dei grossi problemi di sopravvivenza. Chi è sopravvissuto tornando a casa in condizioni quasi irrecuperabili. L'alimentazione dentro i campi era un'alimentazione al limite della sussistenza. Consisteva in un tè di tiglio al mattino, una suppe la sera, che ho letto conteneva cose non ben identificate, qualche verdura, compresa della terra che aveva addosso quando era stata tolta dal terreno, un cucchiaino di zucchero o un cucchiaino di marmellata, una fettina di pane con un velo di margarina. E questa alimentazione però diventava sempre più scarsa, le condizioni di lavoro diventavano sempre più difficili a ogni no di massa che questi IMI davano ogni volta che cercavano di reclutarli. Nel 44, tra il 44 e il 45, la loro condizione peggiora ancora di più, perché la guerra appunto si volge al termine a sfavore dei nazisti, vengono costrette le marce della morte e con queste marce della morte molti, moltissimi perdono la vita. Finalmente il 25 aprile c'è la svolta. C'è la svolta e finisce un incubo. Sopravvive un IMI su 10. E cosa succede? Cercano di portarsi più vicini possibili ai confini. Chi è in grado di farlo perché ha delle condizioni fisiche accettabili? Perché, vabbè, torno indietro un passo dicendo, chiedevano pacchi a casa, era l'unica cosa che potevano fare, chiedere a casa che gli mandassero qualcosa. Perché veniva loro fornito due volte al mese una richiesta di viveri che potevano fare a casa, che però era molto, o di cose che potevano farsi mandare, che però era molto selettiva, per cui pane secco, frutta secca, ma niente cose pesche, niente biro, niente fogli, indumenti sì, radio no, macchine fotografiche no, cioè c'è un elenco che poi ho qui molto preciso di cose che potevano avere. Però la riflessione da fare è, immaginiamoci nel 44-45 come vivevano i nostri. Per me, i miei nonni, gli italiani come vivevano? Vivevano grazie alla carta annonaria, che era già insufficiente per loro. Per cui immaginiamo che sacrifici hanno fatto per riuscire a far avere questi pacchi ai loro figli, ai loro mariti, a chi era internato nei campi. E in più arrivavano questi pacchi. Se arrivavano, arrivavano o si perdevano per strada, come si perdevano per strada le richieste, perché c'è documentazione di lettere che arrivano e dei nostri IMI che dicono ho già mandato quattro richieste, non mi avete ancora mandato niente, vuol dire che queste richieste non sono state inoltrate. Quindi o arrivavano, se arrivavano questi pacchi, arrivavano o non arrivavano proprio perché venivano intercettati a metà strada da chi gli interessava trattenerli, o arrivavano ed erano saccheggiati, per cui su un pacco fatto con 1.000 sacrifici da quelli che erano i nostri papà, i nostri nonni,
metà delle cose si perdevano per strada. E a questo proposito invece c'è da sottolineare una specie di fratellanza che si era creata tra di loro, perché se arrivava il pacco a uno non se lo teneva, lo divideva con quei 4-5 che facevano parte del suo gruppo, che magari dormivano con lui nella stessa cuccetta, che magari aveva conosciuto si erano conosciuti durante il servizio militare, che magari erano dello stesso paese, che magari, però dividevano. E questo è proprio documentato, no? Questa predisposizione d'animo, che è un aspetto bellissimo, perché siamo tutti capaci di essere generosi quando stiamo bene, ma quando stiamo male poi dividere anche una crosta di pane diventa difficile. E niente, appunto, siamo arrivati al 45 aprile, i nostri IMI cercano di avvicinarsi al confine, chi ce la fa? E io sono venuta in possesso, sono riuscita a vedere, non sono venuta in possesso, sono riuscita a visionare un video in cui si documenta, non so se al Tarvisio o al Brennero, il rimpatrio dei nostri soldati, dei nostri IMI. È una cosa bellissima, la prima cosa che ho visto, che è stato un tuffo al cuore, i camion con scritto Vismara Casatenovo, piuttosto che Città di Meda, Città di Sesto San Giovanni, cioè quelle cose che dici, cioè i nostri comuni si sono attivati, soprattutto quelli che avevano tanti prigionieri. Come Sesto, perché c'era stato l'arresto dei politici in seguito agli scioperi del 43. E la Vismara di Casatenovo, cioè una roba proprio bellissima, bellissima. E non è finita la tragedia, nel senso che qui non è già più tragedia, però la cosa assurda è che vengono comunque fermati i nostri IMI al confine, vengono sottoposti a un interrogatorio per vedere come mai sono stati in Germania. Questi fogli degli interrogatori fanno parte del loro foglio matricolare. Io non ho avuto modo di accedere a quello di mio papà e viene dato loro, nel caso fosse riconosciuto appunto che erano IMI, perché in quel momento lì poi si imboscavano dentro tutti, veniva dato loro un soprassoldo, diciamo, no? Che variava dalle 500 alle 1000 lire per poter raggiungere, con i mezzi di trasporto, di poter raggiungere la loro casa. Non la casa, nello specifico dovevano presentarsi in caserma, e solo dopo essere passati attraverso un altro interrogatorio in caserma venivano messi in congedo provvisorio e potevano finalmente raggiungere le loro case. Io ho il foglio in cui il foglio che mio papà conservava, appunto, l'originale ho qui, sia del foglio che gli hanno rilasciato il Comitato Nazionale di Liberazione, e ho anche che può essere interessante da vedere. Perché quando li hanno trasformati da IMI in lavoratori coatti, cosa che ho dimenticato di dire, è stata una specie di libertà, una sottoforma di libertà in cui venivano obbligati ad andare a lavorare fuori dal campo, ma al campo dovevano ritornare, e veniva loro riconosciuta una specie di stipendio, decurtato del vitto e dell'alloggio. E lo stipendio consisteva in questi foglietti, che non avevano valore perché dovevano essere spesi solo nel campo dove non si poteva acquistare nulla, e ce ne volevano chili per poter acquistare una minima cosa, per cui anche quella era una cosa ridicola. Stavo dicendo appunto che vengono loro dati questo soprassoldo di 500 lire e vengono rimandati a casa.
Una riflessione merita, secondo me, quello che mi viene proprio dal cuore, no? Che importanza hanno avuto i nostri soldati, questi nostri IMI, e perché è giusto che li ricordiamo in questa giornata così particolare, che è la giornata della memoria insieme a tutti gli altri, gli ebrei, i cittadini di religione ebraica, piuttosto che i nostri deportati politici, piuttosto che i partigiani. Perché il loro è stato un no di massa proprio al fascismo e alla guerra di occupazione, il primo no di massa. E questo loro no, anche questo voglio leggerlo per essere proprio precisa, teniamo presente che è una generazione che è cresciuta con la sola cultura del fascismo, col credere, obbedire, combattere. E questa è la generazione degli IMI. Voglio leggerlo proprio per precisione. Gli IMI sono partiti con convinzioni fasciste, sono tornati dai lager con la consapevolezza dei valori della democrazia e della libertà, doti che hanno permesso la ricostruzione materiale, istituzionale e sociale dell'Italia e ci hanno insegnato il valore della libertà. Inoltre hanno dato a noi, all'Italia, sono stati fautori di un grande riscatto dell'Italia fascista. No, la cosa che ritengo importante dopo questa bella chiacchierata, questi discorsi fatti, spero di avere suscitato la voglia, soprattutto nei ragazzi, nei giovani, di chiedere in casa alle loro nonne, alle loro zie, se hanno notizia di loro nonni, zii, prozii che hanno vissuto questa esperienza della guerra, perché è importante appunto non dimenticare e tenere viva questa memoria per loro e perché è grazie a loro che noi oggi possiamo andare a scuola, possiamo parlare liberamente, possiamo accedere a qualunque cosa desideriamo. Quindi è un grande regalo che ci hanno fatto e io sono sicura che nei cassetti delle nostre case c'è il ricordo di questa cosa e sarebbe bello che appunto i giovani, i bambini, i ragazzi potessero vederli e potessero parlarne in casa. Buonasera a tutti. Per prima cosa vorrei ringraziare i comuni di Besana Brianza, di Veduggio e di Briosco per aver organizzato questo bellissimo evento e per avermi invitato. Il titolo è molto bello, soprattutto adesso che siamo arrivati intorno al 20° anniversario dal momento in cui è stata fatta la legge appunto sulla memoria e si è iniziata a celebrare la giornata della memoria. Il riferimento è la legge numero 211 del 2000. E in effetti il titolo parla proprio del futuro della memoria, che quindi invita importanti riflessioni su appunto come è stata praticata e come verrà praticata la giornata della memoria. Da noi, ovviamente, perché parlerò più nello specifico del caso italiano. Arrivati appunto al 20° anniversario, sono partite oramai da anni proprio queste riflessioni sulla questione dell'uso che è stato fatto della giornata della memoria, quindi della storia, in particolare della Shoah, identificata come chiaramente uno degli eventi principali del XX secolo, da parte di svariati ambiti. Segnalo tra l'altro come proprio in queste settimane è uscito riguardo all'argomento ed è stato presentato un libro molto interessante scritto da Ugo Volli che si intitola Mai più usi e abusi della memoria, dove appunto già il titolo invita importanti riflessioni, usi e abusi. La Shoah è un tema che è un evento e un tema che è stato sottoposto a svariati processi di banalizzazione, così vengono chiamati da noi storici.
ma anche a sacralizzazioni, che sono due questioni abbastanza problematiche, perché danno adito a degli usi sbagliati, quindi appunto anche a degli abusi di quella che è stata la Shoah. La banalizzazione, dobbiamo iniziare subito col dire che altro non è che prendere appunto il tema della Shoah e paragonarlo a qualcos'altro. E questa è la manifestazione più importante di questo processo di banalizzazione. Quindi il tema della Shoah, come vediamo ancora adesso, viene paragonato a tantissimi altri eventi storici, ma paragonato ovviamente in maniera impropria. Il tema è molto attuale, perché se ci pensate, attualmente i Novax ancora prendono il tema della Shoah e dicono che loro stessi si possono paragonare agli ebrei, diventando quindi in questo senso delle vittime. Però capite come già da questo esempio si vede come il processo di banalizzazione sia molto pericoloso per quanto riguarda l'uso della memoria, perché chiaramente porta a far diventare la Shoah un qualcosa che a snaturare insomma la Shoah, a farlo diventare un evento traumatico come ce ne sono stati tanti altri, a far perdere l'unicità di quella che è stata la Shoah. E voi capite che se in effetti facciamo un paragone come si deve tra ad esempio le idee dei Novax, appunto visto che ho preso questa, e la Shoah per quello che è stato, non mi risulta che i Novax siano mai stati ghettizzati e poi deportati in dei lager, dei campi di sterminio creati appositamente per la loro eliminazione fisica. La Shoah invece deve essere affrontata dal punto di vista storico ricercandone le cause. E solo allora si potrà, solo nel momento in cui si riconoscerà che la Shoah è anche un crimine italiano, cosa che noi continuiamo a fare molta fatica ad ammettere e ad affrontare, allora potremo celebrare degnamente la giornata della memoria e cercare di capire quello che è stato affinché non si realizzi più. Per fare anche un altro esempio molto particolare e proprio nostro del fastidio che ancora genera la Shoah in quanto evento principale del XX secolo, possiamo anche parlare proprio della questione della genesi di questa legge 211 del 2000, che appunto introduce la celebrazione della giornata della memoria. Innanzitutto ci sono voluti ben 4 anni prima che Furio Colombo, il deputato allora della facente parte dell'Ulivo, riuscisse a portare in Parlamento, all'attenzione dei parlamentari, la legge. Legge che poi è stata votata all'unanimità, ma che comunque appunto ci ha messo 4 anni prima di essere discussa, a dimostrazione certo del fatto che le forze politiche non fossero particolarmente interessate a fare questi conti con un nostro passato così scomodo. E poi comunque la legge non è stata prodotta così com'è, ma c'è stata un'ampia discussione soprattutto sulle date da prendere come celebrazione della giornata della memoria. Alla fine noi abbiamo scelto il 27 gennaio in quanto appunto, come ben sappiamo, a livello internazionale Auschwitz è visto come il simbolo del male. Infatti 5 anni dopo la risoluzione 60/7 dell'ONU del 2005 ha istituito la giornata della memoria a livello internazionale, appunto, che quindi è stata istituita tra l'altro con ritardo rispetto a quella italiana. Ma voi capite che la scelta di Auschwitz è un po' come quasi sottrarsi a quelle che sono state proprio le responsabilità più propriamente italiane, perché Auschwitz 27 gennaio 1945, campo polacco liberato dall'Armata Rossa, è un evento che chiaramente può anche riguardare gli italiani nel momento in cui parecchi dei prigionieri erano italiani, però non ci permette di affrontare e di ricordare temi importanti come appunto il rastrellamento per esempio del ghetto ebraico a Roma, 16 ottobre del 1943, che era tra l'altro la data, il 16 ottobre, quella proposta proprio da Furio Colombo perché diventasse la giornata della memoria in Italia.
Altri invece, mi riferisco in particolare all'Associazione Nazionale Ex Deportati nei Lager Nazisti, aveva proposto il 5 maggio, perché il 5 maggio 1945 il campo di Mauthausen, che era quello dove erano trattenuti in gran parte i prigionieri di stampo politico che si erano opposti ai nazifascisti, erano tenuti prigionieri. E appunto alla fine si è scelto questo generale 27 gennaio, che però non ci parla tanto delle responsabilità italiane, non ci ricorda del rastrellamento del ghetto, che è l'episodio principale, ma non ci ricorda neanche della risiera di San Sabba, per esempio nella zona di Trieste, campo di sterminio in Italia. Ma se parliamo sempre di banalizzazione, dobbiamo sempre ricordare anche come tantissimi altri eventi attuali vengano rapportati alla Shoah. Per esempio, sembrerebbe quasi inutile da ricordare come non si possa utilizzare la Shoah per criticare o al contrario per dare fondamento alle scelte dello Stato di Israele. Il legame tra Shoah e Stato di Israele sicuramente esiste ed è molto forte, ma è impossibile, per esempio, che Israele, faccio un esempio anche qui, durante la guerra del Libano del 1982 le autorità abbiano subito paragonato Arafat all'Hitler palestinese e abbiano detto che ogni rivendicazione ebraica era giusta in virtù del fatto che gli ebrei erano stati vittime della persecuzione nazista. Come altrettanto sbagliato criticare comunque le scelte degli israeliani e criticare presunte loro mire egemoniche sul Medio Oriente dicendo che sono i nuovi nazisti, quindi facendo il paragone tra quello che i nazisti hanno fatto agli ebrei e quello che attualmente gli israeliani starebbero facendo ai palestinesi. Perché comunque gli ebrei che sono stati perseguitati dai nazisti erano delle persone diverse ed erano inserite in un contesto storico totalmente diverso. Questo sembra quasi appunto banale da ricordare, ma in epoca attuale mi sembra che sia giusto da ribadire in ogni caso. Ma altrettanto pericoloso tra la banalizzazione è anche la sacralizzazione che è stata fatta da tanti storici, anche da tanti testimoni, sto parlando nello specifico per esempio di Wiesel, cioè che dicono che l'Olocausto è un qualcosa che tende a trascendere la storia, è un evento unicamente unico, ben più unico di altri, che quindi trascende la storia e che addirittura non deve neanche essere rappresentato se non da quei testimoni che lo avevano vissuto. Perché questa sacralizzazione è altrettanto pericolosa? Perché in realtà anche la sacralizzazione apre le porte alla banalizzazione e addirittura al negazionismo. Nel momento in cui si dice che la Shoah è unicamente unica e la si sottrae addirittura al fluire storico degli eventi, si fa comunque qualcosa di scorretto. Perché la Shoah in realtà è l'ultimo degli esempi, anche se il più allucinante, ma comunque l'ultimo degli esempi di antisionismo di cui l'Europa è permeata. Le persecuzioni contro gli ebrei sono state numerose. Se pensiamo anche solo a quello che vi ho menzionato prima, il rastrellamento del ghetto ebraico del 16 ottobre del 1943, però perché gli ebrei vivevano in un ghetto? Vivevano in un ghetto perché Papa Paolo IV nel 500 aveva deciso di rinchiuderli, quindi di destinare una parte della città solo agli ebrei che non erano chiaramente visti come parte del resto della comunità cattolico-cristiana. E se noi consideriamo appunto la Shoah come qualcosa che non ha legami con qualcosa di precedente, la consideriamo anche quasi come un incidente di percorso. E mentre invece chiaramente non è così. Quindi il tema di questo incontro mi sembra particolarmente fecondo quando appunto parliamo del futuro della memoria. Noi avremo un futuro della memoria che consisterà sicuramente
nel ricordare quello che è stato, ma nel ricordarlo nei termini giusti. Quindi è anche utile e proficuo fare dei paragoni e delle connessioni tra la Shoah e altri eventi storici, a patto che i paragoni riescano anche a individuare le differenze, perché è solo tramite i confronti che lo storico può operare e può riuscire a capire non solo quali sono le similitudini, ma anche quali sono le differenze tra un fatto e l'altro, tra un fatto storico e l'altro. E quindi anche in realtà proprio banalmente proprio a capire qual è stata l'unicità effettiva della Shoah. Unicità che però prevede e presuppone delle cause che sono storiche e che poi è stata compiuta e messa in atto da uomini che sono un qualcosa di storico. I nazisti, per quanto si parli dei nazisti come dei folli e dei pazzi, erano comunque degli uomini che oltretutto perseguivano l'eliminazione degli ebrei anche in una certa forma razionalizzata. Pensate appunto all'industrializzazione e al fatto industriale che c'era dietro ai lager e ai campi di sterminio. Per cui, se vogliamo concludere l'intervento in maniera proficua, come andrà celebrato la giornata della memoria in futuro? La giornata della memoria è sicuramente utile, la giornata della memoria ci invita sicuramente a parecchie riflessioni, la giornata della memoria però ci invita appunto, come anche, era anche lo scopo della legge, a ricordare perché i fatti della Shoah non si ripetano più nel corso della storia. Il non ripetersi più presuppone però un atteggiamento critico nei confronti del passato, un atteggiamento critico che a mio parere non può che partire dall'accostarci alla giornata della memoria senza fastidi e senza particolari negativizzazioni, ma partendo da un presupposto comunque, un presupposto molto importante. Noi nel nostro passato siamo stati razzisti, e noi nel nostro passato siamo anche stati fascisti. Noi abbiamo contribuito alla realizzazione, noi in quanto italiani abbiamo contribuito alla realizzazione della Shoah, ed è solo a partire da questo che poi, andando ad analizzare i documenti, ascoltando i racconti dei testimoni, che purtroppo diventano sempre meno, riusciremo ad accostarci come si deve alla giornata della memoria, all'evento macabro che è stato la Shoah, e riusciremo a fare in modo, almeno lo spero, che quello che è stato non si ripeta più.